1, via. Buonasera e benvenuti in questo frantoietto che facciamo un olio prelibato, specie quest'anno. Coroncina sempre. Coroncina e anche blend, blend più di una qualità. Blend di quanti qualità? E 4, 5. Possiamo dire i nomi? Non è importanza. Piantone di Mogliano. Bene. Rosciola, la chiamiamo noi. Sì. Oliva Ascolana. Oliva Ascolana. Tenera Ascolana? Tenera. Sia una delle più belle sì, qualità. Sì. La detta oliva grossa, che è proprio di Croce, che si faceva sul Croce di Caldarola. Si diceva strinata. Perché strinata. Strinata, era buonissima. Certo. È ancora buona. Certo. Destro. Diciamo che siamo nel top, vicino al lago. Sì. E siccome sta per partire il progetto degli idrovolanti al lago, tutti i turisti che sono in Europa 100.000 che scenderanno al lago, io credo che volentieri verranno ad acquistare l'olio della Coroncina presso la vostra azienda. Sì, siamo a due passi dal lago e penso che sia il momento giusto per assaggiare e degustare il nostro olio e tutto, insomma. Ecco. Auguri a questa associazione della Coroncina, che raggruppa quanti associati? E una trentina. Una trentina associati, che sì, poi confluiranno in anche un consorzio, probabilmente. Si spera di metterlo in vendita tutti insieme, che la squadra si vince con la squadra migliore. Più ne siamo, più si vince, insomma. Questi amici sono i giovani che ci piacciono, i giovani del terzo millennio. Questo è un vanto che sta avendo le Marche, che non è più la vecchia mentalità dove, carissimo Franco, si produceva l'olio, ognuno il suo se lo teneva stretto. Stretto. È vero? È vero. Un saluto da Caldarola. Arrivederci, grazie a tutti e al prossimo anno. E anche la signora, dove la signora? Un saluto alla signora. Grazie, siamo contenti che siete venuti a trovarci, perché ci sembra di avere un olio veramente doc. Quest'anno sì. Sì. Ma a parte che mio marito ci dedica tanto tempo a coltivare le olive. È la vecchia passione, mi diceva. Addirittura sì, con l'asino. Dal nonno materno ha ereditato questa passione che poi ha trasmesso al figlio, a Gino. Le tradizioni che arrivano ai giovani. Sì, veramente. Grazie. È un periodo un po' lungo e faticoso, però si fa. Alla fine il risultato finale conta. Sì, da Caldarola, via di Favera, Croce! È vero.